tornati a Detto Tra Noi, la rubrica di Video Magazine firmata Val Vibrata Life che parla del nostro territorio, ma non solo. E do subito il benvenuto alla mia ospite di stamattina, Valeria Di Felice, benvenuta. Grazie a voi, grazie per l'invito. Editore e scrittrice. Editore, sicuramente, scrittrice, speriamo anche, insomma, sì. Ok, ne parleremo sicuramente. Ma subito per rompere il ghiaccio, nasce prima l'editore o la scrittrice? Questa è una bella domanda, diciamo che sono due anime che hanno sempre convissuto, diciamo, in me. Sicuramente l'amore per la parola, quando ero molto giovane, mi ha poi avvicinata casualmente, forse no, a un mondo che mi ha sempre affascinata, che è quello dell'editoria. E questo perché verso i 20 anni cominciai a partecipare a vari premi letterari, perché ecco, sono un amante della poesia, quindi scrivevo anche dei versi poetici e casualmente ho incontrato una casa editrice a Reggio Calabria e poi sono rimasta lì a lavorare per 3 anni e ho visto che era proprio un ambito in cui riuscivo ad esprimere totalmente me stessa. E quindi poi, una volta laureata, io nel frattempo studiavo anche a Bologna, la settimana dopo ho aperto la casa editrice a Martinsicuro e quindi è iniziata un po' tutta questa avventura editoriale. E queste due anime, appunto quella della scrittura e quella dell'editoria, hanno continuato a compenetrarsi completamente. E perché? Perché attraverso, diciamo, la parola poetica, quando ecco, mi metto a scrivere poesia, cerco in qualche modo di ritrovare me stessa, ma quando mi addentro nella parola degli altri è anche un modo per confrontarsi e quindi per crescere sia a livello individuale. Quindi non c'è un abito che abiti di più, insomma, che ti senti più tuo? No, sono due abiti, come dire, mutevolmente scambievoli. No, forse ecco, l'editoria è quello che al momento mi rappresenta di più, la scrittura, io scrivo anche libri di poesia, però ho ancora difficoltà a presentarli perché è un po' un atto di estroversione al quale non mi sento ancora totalmente pronta, però ho molto, molta dedizione, ecco, la poesia è un po' la colonna sonora di quella che è la mia crescita. Ricordiamo personale. Che comunque che la tua silloge è stata tradotta anche in francese e in arabo. Sì, è stata tradotta in arabo da Redad Cerati, che ringrazio, ed è stato tradotto è stato pubblicato sia in Marocco che in Kuwait e poi è stato tradotto in francese, adesso siamo alla ricerca di una casa editrice francese. Bene, tornando alla casa editrice, che tipo di casa editrice è appunto? Allora, è una casa editrice appunto giovane ma molto motivata, è nata nel 2010, quindi ad aprile spegnerò la mia sesta candelina. È nata con una fortissima vocazione verso la poesia, però poi si è aperta anche ad altri progetti culturali, molto, che ovviamente ritengo molto, molto validi, ma io sono di parte. È strutturata per varie collane, però tutte sono accomunate un po' dalla stessa idea di scrittura, una scrittura che fosse veramente frutto di una militanza personale, che potesse in qualche modo contribuire, anche se in piccolo, ad accrescere il nostro orizzonte culturale. E soprattutto dei libri che, o meglio un tipo di scrittura che non chiede l'approvazione del lettore, semmai la sua condivisione. Questo perché credo che la parola debba essere il frutto di una autenticità, insomma, tra l'autore e la parola stessa. E quindi sono accomunati un po' dalla stessa concezione dello scrittore, inteso come colui che riesce per primo a solcare, a tracciare un solco sulla terra, a trasformare poi questo confine in frontiera, cioè uno spazio di per sé mobile in cui lo scrittore riesce a immettere dei frammenti di esistenza, di vita e a rielaborarli alla luce di una consapevolezza e anche di una creatività diversa. Quindi credo che questa sia un po' la visione che accomuna un po' tutti gli scrittori, che io sia emergenti che affermati, che decidono di e comunque danno fiducia alla casa editrice. È più facile o più difficile, non lo so, accettare di seguire un autore oppure rifiutarlo? La seconda, perché ecco, è un mondo in cui
Ovviamente io ricevo tantissime, tantissime opere, è ovvio che la responsabilità dell'editore sta soprattutto nello scegliere, no, un tipo di libro o meno. A volte mi è capitato di rifiutare, tra virgolette, certo, di non pubblicare anche opere che mi piacevano tantissimo, che però non facevano parte del progetto della casa editrice. Esatto, il progetto editoriale, quindi anche in quel caso proprio rimane sempre un rammarico e un grande senso di perdita, perché ecco, di creatività in Italia ce ne sono, di belle menti, di belle penne ce ne sono tante. Forse quello che manca un pochino in Italia più che l'arte è la cultura dell'arte, cioè quindi questo sistema un po' di raccordo e di, come diceva un poeta che amo molto, Bartolomeo Smaldone, che abbiamo avuto occasione di presentare, grazie a quell'occasione ti ho conosciuta. Lui parlava appunto anche di militanza, quindi il poeta deve essere anche un militante in ambito culturale, quindi il promotore di certi valori letterari non che possiamo offrire diciamo nel nostro orizzonte culturale. Lei sei entrata subito in merito con gli autori e quindi ti chiedo se c'è un autore o un'attrice con la quale hai trovato subito empatia e sintonia. Ma ce ne sono diversi, ogni autore per me ha rappresentato una crescita personale, quindi il confronto è stato veramente ricco. Ce n'è, non vorrei che qualcuno si dispiacesse, però ce n'è uno ad esempio che è stata la mia più grande conquista, che è Antonio Camaioni. Antonio Camaioni è un poeta di Martinsicuro, anche se definirlo di Martinsicuro è un po' riduttivo, lui è un poeta di mondo e ciò che per me rappresenta il poeta, e che ha scritto qualche anno fa un libro, Dei corvi e delle spighe, che poi ha inaugurato una collana editoriale che è partita alla grande, una collana di poesia. E è stato molto difficile contattarlo e convincerlo soprattutto a pubblicare le sue poesie, perché è molto restio nei confronti in generale delle persone, e per me lui rappresenta un po' l'emblema di quello che è il lavoro poetico. Lui dice che la poesia non ha bisogno di innesti, ma di potature, così come la vita, cioè la vita è qualcosa che deve puntare un po' all'essenzialità, e la nostra presenza un po' su questa terra, forse giustificata e legittimata da questo lavoro di continuo scavo e continua riduzione da quelli che sono un po' i fronzoli che ci ruotano intorno. Quindi chi riesce a toccare in qualche modo l'essenzialità è un po' questo il lavoro che legittima questo senso della crescita, questo senso di elevazione verso l'alto, ecco. Beh, davvero profondo. E poi invece un autore che ti ha sorpreso? Sorpreso? Sono domande difficili. Ma ce ne sono tanti, ci sono anche alcuni autori le cui pubblicazioni erano partite un po' in sordina o comunque e poi si sono rivelate. Ci sono delle autrici ad esempio che mi sono entrate proprio dentro, ad esempio l'incontro con Rita El Kayat. Rita El Kayat è una scrittrice marocchina che è stata anche candidata al Nobel per la pace nel 2008, e ad esempio l'incontro attraverso la pubblicazione di un libro per lei particolarissimo, Aini, amore mio, la defiliazione, che è dedicato appunto alla figlia che purtroppo è scomparsa quando aveva 14-15 anni, e in questo libro lei racchiude un po' tutto il dolore indescrivibile, no? Legato a un genitore che perde il figlio, e questo è stato un incontro molto che mi ha toccato molto nel profondo, ovviamente non soltanto per le tematiche, perché entri nel vivo proprio con un dolore e con un'esperienza personale che ti tocca, non c'è niente da fare, insomma, laddove la parola spesso non riesce neanche a dare un volto e comunque a dare voce a un'esperienza inesprimibile. Poi c'è anche un'altra autrice, e con lei poi sono molto, devo ringraziare la traduttrice Antonella Perlino, che è stata anche sua agente, grazie al quale l'ho
l'ho conosciuta e che si è affidata all'epoca, parliamo già di 2 o 3 anni fa, ad una piccola casa editrice, quindi anche questo gesto per me è stato molto molto significativo. E grazie a lei poi ho inaugurato una collana sul Mediterraneo, Gli occhi del pavone, che pubblica pochissimi libri l'anno, 1 o 2 libri l'anno, però di un certo peso. Voglio ricordare anche Lamia Berrada Berca, che è stata ospite in Italia, perché lei vive tra Parigi e Casablanca, è una giornalista, e ha scritto questo libro che è una prosa letteraria, una sorta di prosimetro molto, non molto semplice, però molto, che ha delle, è una prosa d'arte, insomma, quindi bisogna un attimo entrarci dentro, spenderci un po' di tempo, dedicarsi in modo più approfondito, ed è una denuncia contro le dittature, e gioca su delle figure anche letterarie molto interessanti, da quella del becchino e della sua controparte, la moglie che fa la levatrice, quindi chi ha a che fare con la morte, chi ha a che fare con la vita, quindi è tutto un gioco simbolico che ha a che fare appunto con l'esperienza della dittatura e della condizione di disumanità che ovviamente è all'interno delle dittature. E quando è venuta lei, abbiamo fatto 7 presentazioni di fila a giugno tra Roma, le Marche, l'Abruzzo, e sono state delle esperienze veramente indimenticabili, perché un conto poi è leggere il libro, un conto è entrare a contatto con l'autrice che ovviamente ti sa restituire qualcosa in porta più. Porta dei vissuti reali. Sì, porta dei vissuti reali. Bellissimo. Entriamo invece nella tua storia. Sei da poche settimane tornata da un viaggio, quello in India. Come è andato? Sì, sì. Un viaggio molto, molto bello, molto, che è nato quasi casualmente qualche mese fa. E sono stata in una parte molto poco conosciuta dell'India, nel Gujarat, che è la parte più nord-occidentale, che confina con il Pakistan. Ed è uno stato che è aperto al turismo pochissimo tempo fa, quindi vedi ancora uno spaccato di India autentico, ovviamente uno stato molto povero, insomma. E anche lì un conto è sentirsi raccontare di alcune esperienze indiane, un conto è vivere concretamente delle esperienze, quindi entrare a contatto con queste popolazioni che sono molto, hanno in sé, a me rimarranno 2 cose impresse: la dolcezza proprio dei volti, soprattutto delle donne di queste popolazioni, e questi colori bellissimi di sari, che in qualche modo contrastano con un paesaggio che di per sé non è molto bello, perché ci troviamo in una zona quasi desertica, insomma. E poi questo è uno stato che, insomma, è dove nacque e operò Gandhi, quindi si respira già un'aria particolare, ed è un po' la patria anche del jainismo. Sono stata a Palitana, che è un po' il loro punto di riferimento, quindi il jainismo è questa corrente in cui c'è un'armonia, si nota proprio un'armonia quasi esasperata tra l'uomo e la natura, questi uomini che guardano per terra mentre camminano per paura di schiacciare un ragno, oppure magari prima di bere l'acqua vedono se c'è qualche moscerino che galleggia per evitare di... quindi c'è proprio si respira un'aria particolare. Sicuramente è un'esperienza che, essendo tornata da poco, devo ancora rielaborare in toto. Sì. Sicuramente ti ha arricchito tantissimo. Mi ha arricchito, sono tornata un po' con un senso di vuoto, un vuoto costruttivo, perché ho messo a tacere un po' alcuni pensieri, rendendomi conto che a volte alcune nostre ansie sono frutto veramente di nostre sovrastrutture, cioè la vita forse è altro. Prima di lasciarci, aiutiamo i nostri amici a contattarti, quindi dove ti contattiamo, l'indirizzo della casa editrice? Sì, allora, naturalmente tutte le informazioni sono sul sito www.edizionidifelice.it, l'indirizzo della casa editrice è via Pescara 23 a Martinsicuro, ovviamente anche su Facebook, su Twitter, abbiamo un blog,
blog, quindi non è così difficile, insomma, contattarci. Ci sono eventi in attesa nei prossimi mesi? Sicuramente il 13 maggio parteciperò alla presentazione di un libro di un poeta scomparso qualche tempo fa, Bacovia, tradotto da Giovasile, alla Fiera di Torino. Quindi sicuramente parteciperò come casa editrice alla Fiera di Torino. Poi il mese di aprile sarà pieno di appuntamenti, però devo ancora avere delle cose. Ci aggiorneremo sulla tua pagina. Però prima di lasciarci, una curiosità grandissima. C'è un sogno nel cassetto, un progetto a cui stai lavorando? Beh, in questo periodo è un periodo che mi sto dedicando molto alla stesura, alla rivisitazione finale di alcune mie poesie. Okay. Quindi sarà il mio terzo libro di poesie e questa volta spero di avere il coraggio di presentarlo in Italia, perché all'estero l'ho presentato, cioè le mie poesie le ho presentate, ma in Italia ancora ho qualche resistenza. Bene, c'è qualche data? No, ancora deve uscire il libro. Ah, ok, va bene. Allora, mi raccomando, teniamoci in contatto perché saremo contentissimi di seguirti e magari di essere proprio presenti all'inaugurazione. Grazie a te, Giovanna, grazie. Anche per l'invito. Grazie. Grazie. Buonissima giornata e con i nostri amici ci vediamo presto. Arrivederci. Oh, oh.